Prenderanno il via venerdì i lavori per installare ben 80 faretti a LED in centro storico. A darne notizia l'assessore alla viabilità e vivibilità Giuseppe Tumminelli. 8.000 euro il costo a base d'asta dei lavori, aggiudicati ad una ditta di Agrigento. Un intervento che permetterà di rendere più luminose le zone interessate e garantire un maggior senso di sicurezza percepita alla cittadinanza. Verranno collocati sui prospetti e sulle facciate dei palazzi prospicienti Corso Vittorio Emanuele nel tratto di strada compreso tra via 20 Settembre e Piazza Garibaldi dei nuovi faretti a LED che potenzieranno l'illuminazione in questa parte del centro storico. Seguirà quindi successivamente l'altro progetto che riguarda sempre la collocazione dei corpi illuminanti in Piazza Garibaldi e in Corso Umberto nel tratto di strada compreso tra il Comune e il Collegio di Sant'Agata. Ritengo e riteniamo che il progetto sia riqualificante della zona e possa non solo chiaramente abbellire e dare maggiore decoro al centro storico, ma anche dare un maggior senso di sicurezza qui in questa zona della città. Un intervento che inoltre consentirà di ottenere un risparmio sul costo delle bollette al comune di Caltanissetta. Solitamente in generale il risparmio a LED è compreso tra il 30 e il 40% della bolletta elettrica che le pubbliche amministrazioni spendono in energia. Marzo dell'anno prossimo, del 2018, andrà in scadenza il servizio di gestione dell'illuminazione pubblica. Pertanto già ci stiamo muovendo per tempo per fare un avviso, una gara, per dare il nuovo servizio di gestione dell'illuminazione pubblica, pensando di potenziare, estendendo non solo la rete di illuminazione pubblica in città e nelle zone periferiche, ma altresì, questo è il dato più importante, la sostituzione completa di tutti i corpi illuminanti con i corpi a LED per arrivare a quel risparmio energetico del circa 30% sul totale della spesa pubblica.